In questo momento noi ci troviamo nel Museo Storico del Fiume Metauro, dedicato a Winston Churchill, nella località di Monte Maggiore di Colli al Metauro. Lo scopo di questo museo, che è stato inaugurato nel 2003, è quello di far conoscere la storia, perché qui a Monte Maggiore, il 26 agosto del 1944, è venuto Winston Churchill insieme al generale Alexander per osservare dalle mura del castello l'avanzata dell'ottava armata. Questa ottava armata che si spinge in avanti, che viene dal sud Italia dopo la battaglia di Monte Cassino, per andare a sfondare la linea gotica. Questa linea fortificata che divide l'Italia in due parti e che inizia da Pesaro, attraversa tutto l'Appennino e finisce in Toscana. Ma l'importanza di questo museo è quello che serve ai giovani, è dedicato ai giovani, perché se voi vedete c'è questa poesia che è all'inizio dell'entrata al museo e dice: se tu oggi puoi cantare. Qual è lo scopo? I giovani non devono dimenticare, perché se c'è stata una guerra, se molti sono morti, uccisi, massacrati, e per il semplice fatto che hanno voluto difendere la libertà e la democrazia. Questa libertà e democrazia che ogni giorno, oggi, noi dobbiamo difendere ed è lo scopo principale di tutti. Il materiale che voi vedete all'interno, materiale fotografico che è venuto dal War Museum di Londra, ma altri materiali che voi vedete sono stati in parte donati e in parte acquistati. Questa divisa che io ho alla mia sinistra è una divisa polacca che ci è stata donata proprio dall'associazione polacca con la quale noi siamo strettamente legati, in quanto qui a Monte Maggiore è già da 2 o 3 anni che viene la figlia del generale Anders, che ci fa onore di venire, perché il generale Anders è passato da queste parti ed è stato il primo con il suo esercito a arrivare al fiume Metauro e oltrepassarlo. Altre divise tedesche, italiane, sono state acquistate. Invece poi vedremo, c'è un cappotto canadese che ci è stato donato. Il cappotto dell'armata canadese, perché qui a Monte Maggiore sono passati solo canadesi e polacchi. In questa teca noi vediamo delle foto e dei diari di guerra. Sono stati donati da un signore di San Lorenzo in Campo perché vuole onorare la memoria di suo padre che ha fatto la guerra sul fronte greco-albanese e che è stato fatto prigioniero e deportato nei campi in Germania. Ed ecco la sua foto, la sua documentazione giorno per giorno dei combattimenti che venivano al fronte. Questa è una storia particolare ma anche molto simpatica, perché riguarda un orso, l'orso Wojtek, questo orso che ha seguito l'esercito polacco in tutte le sue, diciamo, guerre fino alla campagna d'Italia. Una volta arrivati in Italia, giustamente, ormai l'orso era diventato grande, era invecchiato, i polacchi lo hanno lasciato presso uno zoo dove lui è morto. Però questa storia è veramente straordinaria, perché preso da piccolo ha seguito i polacchi dappertutto ed era diventata la loro mascotte. Ciò che voi vedete all'interno di questa teca sono le trincee riprodotte dai ragazzi della locale scuola media dopo che la sottoscritta ha ritrovato nell'archivio comunale le foto delle trincee, come erano
Queste trincee erano scavate sottoterra, in modo che sopra non si potesse vedere nulla. Ma erano fortificate, avevano cannoni, avevano mitraglie, per impedire agli alleati l'avanzata. I ragazzi, insieme agli insegnanti di tecnica, hanno riprodotto. E voi vedete anche, abbiamo messo in miniatura soldati che stanno avanzando. Alla mia destra potete osservare molte foto di Churchill a Monte Maggiore e anche dell'esercito che attraversa il fiume Metauro. Questa che voi vedete è una divisa canadese, ma quello che vi voglio far vedere sono queste lettere, che sono molto importanti e significative. Sono lettere di combattenti di Monte Maggiore che sono stati fatti prigionieri e portati nei campi di concentramento in Germania. Nelle lettere loro scrivono i loro cari per dire come stanno, qual era il loro modo di vivere. Cosa succedeva? Che a casa i genitori avevano bisogno di loro. Allora scrivevano al Ministero della Guerra per farli ritornare, perché avevano bisogno che i loro figli li aiutassero a lavorare nei campi. E quindi ci sono questi documenti che lo testimoniano. Quando scrivevano i loro genitori, dovevano stare molto attenti a cosa scrivevano, perché se scrivevano cose che ai tedeschi non andava bene, c'era la censura e quindi venivano cancellati e non inviati. Dopo il restauro di questa chiesetta, che risale al 1600, nel 2003 viene inaugurato questo museo che la sottoscritta ha dato vita grazie all'ordine dell'allora amministrazione comunale. Oggi questo museo viene aperto in genere il sabato e la domenica, però causa Covid oggi è ancora chiuso. Io ne sono la direttrice tecnica e auguro a tutti di poterlo visitare, perché veramente ne è degno, per poter sempre, come dico, non dimenticare. Questo è il mio augurio.